Covid-19, dalla speranza alla rinascita, la storia di Jesus. Nuovi demo pilot pronti al decollo. Eccoci tornati con il nostro consueto appuntamento. Segnali di ripresa anche per noi. Torniamo oggi con il TG settimanale che prevede la presenza del conduttore. Come spesso abbiamo avuto occasione di raccontarvi, uno dei peculiari compiti affidati all'aeronautica militare è quello di garantire i voli in biocontenimento di persone altamente infettive, attività assicurate ininterrottamente anche durante la recente situazione pandemica che ha interessato il nostro paese a causa del Covid-19. E proprio di questi trasporti e di una storia a lieto fine racconta nel suo servizio il maggiore Deborah Corby. Dietro i trasporti sanitari in biocontenimento ci sono storie, persone, speranze e paure. E c'è l'impegno, la competenza, la passione di chi, come i nostri piloti, i nostri equipaggi di volo, i nostri medici e infermieri, dedica energie e professionalità di giorno e di notte per consentire trasporti veloci e in sicurezza sanitaria da una parte all'altra del mondo. Oggi dedichiamo uno spazio a chi ha vissuto proprio l'esperienza di un volo in biocontenimento e lo facciamo dando voce e volto ai protagonisti di questa storia, un racconto che comincia a Malabo, la capitale della Guinea equatoriale, nel momento di piena pandemia Covid-19. Al centro di questa vicenda, Chiara Beninati, palermitana, e suo marito, Jesus, cittadino italiano, risultato positivo al coronavirus e trasportato in Italia da un KC-767 dell'aeronautica militare in una speciale barella isolata. Tra angoscia e preoccupazione per le sorti del marito, Chiara Beninati ci racconta l'odissea che per fortuna ha un lieto fine. Io mi sono attivata informando l'ambasciata italiana presente nel Camerun, alla quale corrisponde la Guinea Equatoriale. Ma mio marito si trovava tra l'altro nella capitale, che è su un'isola, a 2000 km di distanza dalla sede dell'ambasciata. Gli aeroporti erano già stati chiusi, per cui anche fisicamente l'ambasciata non aveva modo di poter entrare nel paese. Il mercoledì 29 io ho implorato, piangendo per telefono, il medico che era di turno di intubare mio marito e di portarlo nella rianimazione. E mio marito ha inaugurato, questo medico, io non so, è stato illuminato e ha disposto il trasferimento in rianimazione. Mio marito ha inaugurato la nuova rianimazione dell'ospedale Loeri Comba di Malabo, che è la capitale della Guinea Equatoriale. E da lì è stato un susseguirsi di notizie negative, perché questa pandemia ha preso alla sprovvista tutti, tanto i paesi industrializzati come quelli del terzo mondo, dove già la situazione sanitaria è molto precaria. Per cui anche lì riuscire a definire quali fossero i farmaci che venivano somministrati a mio marito, le sue condizioni fisiche, non era semplice. Ho trovato una persona molto disponibile che si è preso cura di mio marito e l'ha mantenuto in vita fino al giorno in cui poi non è stato trasferito, diciamo, all'aeroporto. Ero veramente disperata. Avevo avuto notizia che mio marito necessitava della dialisi perché era entrato in insufficienza renale e che lì non avevano a disposizione la macchina per poterla fare. Per cui era questione veramente di ore riuscire a riportarlo indietro. Questo documento ufficiale dell'aeronautica militare che metteva a disposizione l'aereo per andare a prendere mio marito. Gli unici autorizzati a poter fare questi tipi di volo era l'aeronautica militare, che ha preso in mano la situazione, adesso ci pensiamo noi. Io mi sono sentita veramente in questo momento sollevata, proprio trasportata, rincuorata. È stato come un sogno in quel momento. Poi quando ho visto l'aereo atterrare in Guinea, perché un nostro caro amico italiano che lavora in Guinea si è messo a disposizione per aiutare l'ambasciata lì in sede della Guinea, mi ha mandato le foto dell'aereo, i medici che hanno accolto mio marito quando è stato trasportato, il vederlo poi atterrare la mattina dopo. È stata veramente una grande emozione.
nel silenzio assoluto dell'aeroporto, quest'unico aereo pieno di luci con questi camici gialli e bianchi, queste barelle super protette, i monitor che vedevo da lontano, le luci rosse che facevano, lampeggiavano, eccetera, perché ogni tanto mi si fermava un po' il cuore, pensavo che ci fosse qualche problema, o meno. È stato. Io ho detto, dico, sembra un mondo parallelo, una situazione surreale, nella quale uno si rivede come se io lo stessi vedendo da fuori, come se fossi il protagonista di un film tipo Mission Impossible, non lo so, queste situazioni un po' strane nelle quali un essere umano comune, non pensa mai di potersi trovare. Vi siete esposti in prima linea, contro tutto e contro tutti, e io non posso che ringraziarvi veramente di cuore, tutti quanti, tutti, tutti, tutti. Molta emozione, un po' di stanchezza e tanto dolore per la perdita di amici e familiari in Guinea Equatoriale, nel breve racconto che abbiamo potuto raccogliere in una veloce videochiamata fatta con Jesus, attualmente in degenza, presso una struttura di riabilitazione siciliana. Questo viaggio ha fatto 5 ore. L'aereo è arrivato in Malabo e l'ambulanza mi ha traito all'aeroporto per mettermi dentro dell'aereo. E dopo non aveva fatto molto tempo, se 30 minuti per mettermi nell'aereo. È arrivato qua, mi ha portato in ospedale, una storia drammatica. Molti amici, familiari che sono morti per questa pandemia. Molta gente, perché è molto difficile questa situazione per il tema del coronavirus. È difficile. Grazie di cuore per tutto il lavoro che hanno fatto. Una testimonianza emozionata ma soddisfatta, quella che vi proponiamo ora, il racconto del luogotenente Domenico Lucci, direttore di carico, che si trovava a bordo del KC-767 dell'Aeronautica Militare e che si è personalmente occupato di posizionare a bordo dell'aereo la speciale barella con il nostro concittadino. Come tutte le cose, le emozioni sono tante, soprattutto quelle di cercare di riportare una persona nel più breve tempo possibile in patria perché riceva le cure necessarie per salvarsi. La cosa bella è che oggi il signor Bono si è svegliato e finalmente ha potuto riabbracciare la sua famiglia. E da Palermo vi portiamo a Pratica di Mare, dove il 24 giugno sono stati presentati i demo pilot del reparto sperimentale di volo. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio del primaveri scelto Ida Battista. Si è svolta lo scorso mercoledì la giornata di fine addestramento delle dimostrazioni tecniche in volo dei piloti del 311° gruppo volo con i velivoli C-27J, T-346 ed Eurofighter. Anche i piloti del reparto sperimentale di volo, infatti, come accade per quelli delle frecce tricolori, prima di esibirsi in pubblico si addestrano duramente per garantire spettacolarità e sicurezza durante le esecuzioni delle manovre in volo, permesse grazie alla elevata formazione e professionalità del personale del reparto e alle eccezionali potenzialità tecnologiche espresse dai velivoli. Un ruolo fondamentale è quello del demo pilot che, con manovre ad alta velocità ed elevato fattore di carico, spinge al limite dell'inviluppo di volo il proprio aeromobile. Ogni manovra deve essere guida con estrema precisione e per farlo è necessario un accurato studio delle caratteristiche del velivolo. A dare inizio all'esibizione è stato il decollo del C-27J, velivolo da trasporto dal peso di quasi 30 tonnellate, con un'apertura alare di 30 metri, che nonostante la sua imponenza lascia tutti a bocca aperta con evoluzioni, tonneau e virate sfogate, rese possibili grazie al connubio delle caratteristiche tecniche del velivolo e delle competenze professionali dell'equipaggio. Non è stata da meno la dimostrazione del velivolo T-346, addestratore di ultima generazione impiegato per la formazione di tipo avanzato dei piloti militari destinati alle linee fighter.
A conclusione della giornata, ad incantare i cieli di pratica di mare, è stato il rombo dei motori del velivolo caccia intercettore Eurofighter, spina dorsale della difesa aerea nazionale. Presente all'evento, semplice ma al tempo stesso piacevole, come ha ricordato il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Russo, anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, onorevole Angelo Tofalo, che ha espresso parole di apprezzamento per la professionalità del personale del centro sperimentale di volo, da cui dipende, lo ricordiamo, il reparto sperimentale di volo, importanti realtà del comando logistico dell'Aeronautica Militare. Orgoglio e gratitudine sono state in sintesi le parole chiave dell'emozionante discorso che il Capo di Stato Maggiore ha pronunciato rivolgendosi agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, esprimendo tutto il suo apprezzamento per il significativo contributo messo in campo durante l'emergenza Covid-19. Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Restate connessi continuando a seguirci sui nostri social network.